siamo nel immediato post partita di questo Dal Pozzo San Giuseppe Rese Calcio 2-0 in compagnia di mister Borgatti, che oggi sorridente ovviamente, che è stata una bella prestazione fin dall'inizio. Avete subito messo nella metà campo gli avversari, soprattutto nel primo tempo. I due gol sono arrivati tra l'altro sempre di pregevole fattura, i gol che segnate voi, e nel secondo tempo gestione, forse con qualche errore di troppo magari nelle fasi di uscita, però direi che tutto sommato avete rischiato quasi nulla. L'unico vero intervento di Arrighi è arrivato quasi al fischio di chiusura, quindi direi c'è di che essere soddisfatti. Sì, credo che per l'importanza della partita, per il momento in cui siamo della stagione, sia stata una partita molto importante. I ragazzi hanno risposto sul campo bene a quello che è successo la scorsa domenica e che ancora un po' lascia delle scorie. Noi, quello che ho detto loro, è che ci dovremo provare fino alla fine, che le partite vanno giocate, che la stagione non si cancella per degli errori o per degli episodi dubbi, e abbiamo ripreso a fare il nostro. Mancava la vittoria da tre settimane, perché abbiamo avuto questo momento di flessione almeno nei risultati, e quindi sono contento. Lo spirito del gruppo è quello positivo, la partita tecnicamente è stata gestita bene all'inizio. Abbiamo fatto forse male i primi 15 minuti del secondo tempo, dove non riuscivamo né col pallone tra i piedi ad uscire puliti, né quando non avevamo la palla a essere compatti e quindi riconquistarla velocemente. Però, come hai detto giustamente, non abbiamo rischiato nulla se non nel finale, e quindi sono soddisfatto, sì. Infatti, quello che dicevamo di quella difficoltà inizio secondo tempo si è visto soprattutto bene nel primo tempo. Maggiore, pur giocando in mezzo, ha giocato tantissimi palloni, soprattutto raso terra. Nel secondo gliene arrivavano tanti alti e lì ha faticato. Il problema che succede spesso quando ci allunghiamo, se perdiamo le distanze, la palla inevitabilmente viene giocata molto più alta e con caratteristiche che non si sposano con i nostri attaccanti. Poi in questo momento abbiamo tutte e due le punte centrali che sono fuori per infortunio, e quindi questa tipologia di gioco ci è rimasta, ma dobbiamo saper leggere le situazioni. È chiaro che quando stai compatto e corto, giocare con Barone, giocare con Sevesi, comunque in mezzo al Maggiore stesso, riesci a trovare la palla a terra, qualità, il campo non è dei migliori, e noi vi posso garantire che in allenamento le cose riescono un po' meglio, perché comunque su sintetico la palla ha un rimbalzo sempre uniforme, quindi però ci proviamo sempre. Devo dire che i ragazzi, dopo il quarto d'ora di secondo tempo un po' così, dove comunque non abbiamo rischiato, hanno fatto di nuovo la partita che c'era bisogno di fare. Prossima partita potrebbe essere uno dei classici trabocchetti, perché giocate contro l'ultima. Adesso non so i risultati di oggi, ma San Lorenzo è là in fondo. Quali sorprese può riservare una partita del genere? Ma io mi auguro che i ragazzi comunque sappiano dell'importanza delle partite man mano che ci si avvicina alla fine del campionato. Ho un gruppo che si allena bene, che non ha mai preso quest'anno sotto gamba le partite, quindi mi auguro che non lo faccia a partire da domenica. E anzi, il fatto che oggi mi sembra abbia perso 5-4 con la Legnanese, San Lorenzo, dimostra che con un vantaggio anche di 4-3 mi sembra che comunque significhi che ci sono. E noi li abbiamo incontrati all'andata, che avevano appena cambiato qualcosa, avevano appena cambiato l'allenatore, era stata una partita ostica, e quindi sappiamo cosa ci aspetta sicuramente. Ultimissima cosa, ci tocca l'infermeria, perché abbiamo visto uscire Zoppicante, che è, cosa ci può dire? Una distorsione, dovrebbe essere non un infortunio troppo severo, aspettiamo martedì, però diciamo che sì, non siamo fortunati quest'anno, almeno dal punto di vista dell'infermeria. Per fortuna la rosa è ampia e lo spirito è alto. Anche perché ho parlato in tribuna con Piesi, che mi ha detto che lui dovrebbe rientrare. Sì, lui è in fase anche Benzi. Sì, sia Benzi anche che Benzi. Sì, sono in fase di guarigione. È uscito il sole adesso, vuol dire che sta sperando un po' di luce. Speriamo, sì.